cos'è questa analisi sensoriale? Significa praticamente concentrarsi su un prodotto e concentrare il nostro intero essere. Noi siamo come delle sorte di macchine capaci di analizzare molto meglio di certe attrezzature che oggi la scienza ci permette di utilizzare. Il meglio che possiamo fare è proprio attraverso il nostro corpo. Noi siamo in grado di sentire, ma spesso non siamo in grado di interpretare. Allora, noi abbiamo studiato un percorso sensoriale e oggi qui avete la possibilità di assaggiare un gelato che abbiamo prodotto, tra l'altro, utilizzando degli ingredienti del nostro territorio mediterraneo. Il gelato in questione si chiama Abbraccio Mediterraneo ed è stato fatto per un evento legato alla Lega Pro per UNICEF, quindi di raccolta di fondi per un'iniziativa legata ai bambini. Ma al di là di quello è anche un percorso sensoriale, per cui noi adesso vi consegneremo delle schede che io direi di darle già subito, queste qua, dove si farà, vi chiederemo di fare un'analisi dinamica, un'analisi dinamica delle sensazioni che voi andate a sentire durante l'assaggio di questo gelato. Ok, se c'è qualcuno che si vuole ancora sedere, ci sono posti, eventualmente volete sedervi o state lì. Ok. Allora, voi riceverete un campione di gelato. Ora immaginatevi che normalmente quando si fa l'analisi sensoriale a livello professionale si è all'interno di una cabina, quindi si è un po' diciamo in una situazione protetta. Noi non siamo in una situazione protetta, ma cerchiamo di concentrarci su quello che assaggeremo. Quello che io vi chiedo è di leggervi l'elenco degli aromi che voi vedete su questo foglio, quindi aroma di burro, aroma di latte, di panna, miele, basilico, menta, pistacchio, mandorla, pinolo e caramello, anche perché nel momento in cui voi andrete a degustare può darsi che alcune di queste aromatizzazioni voi le sentiate e quindi le segnate in questa scala temporale. Ipotizziamo che questa sia una scala temporale che dall'inizio fino alla fine della vostra degustazione potrebbe cambiare, cioè ad esempio, che ne so, appena inserisco il cucchiaino in bocca e incomincio a degustare questo gelato, magari la prima sensazione che ho è un aroma di panna e allora segnerò una X sull'aroma di panna, ma magari subito dopo mi viene, che ne so, il pinolo oppure il caramello, eccetera, e quindi io cercherò di identificare in un percorso temporale quello che sono le sensazioni. È bello riuscire a stabilire questo tipo di percorso, anche perché l'analisi sensoriale ha una sua forza nel gruppo, nel senso che quando si va a fare un'analisi di solito lo si fa con un panel. Il panel è composto da diverse persone, mediamente 8, 10, 12 persone. Possono esserci anche panel più grandi naturalmente, però già il valore del gruppo è quello che dà poi la veridicità della sensazione, perché magari diciamo una media è quella che poi porta alla veridicità dell'esperimento, se vogliamo chiamarlo così. Bene, allora io direi di cominciare a fare le porzioni di gelato e di consegnarle. Questo è un gelato che ha una certa complessità ed è questo è il primo tipo di analisi che vi chiederemo di fare. Poi ce ne sarà una seconda, quindi vi daremo di nuovo un'altra coppettina di gelato per analizzare invece un discorso più legato alla gradevolezza, cioè a quanto voi gradite il prodotto in funzione di alcuni parametri o descrittori che abbiamo identificato, che è un po' quello che si fa nei concorsi
di gelato per partecipare e vincere un concorso. Allora, qui abbiamo, riusciamo a consigliarvi. Allora, vi volevo già dare qualche indicazione. Nel momento in cui voi degustate un gelato, cercate sempre di farlo in funzione almeno di 3 assaggi. Il primo è quello che vi dà, diciamo, vi prepara il palato al freddo del gelato. Il secondo è quello che vi permette di sentire effettivamente tutta una serie di sensazioni. E il terzo è quello che vi lascia poi il ricordo. Quindi 3 cucchiaini è il minimo che serve per poter assaggiare un gelato. Mentre voi assaggiate il gelato, però penna alla mano e segnatevi quello che succede, perché il gioco è questo. La cosa fondamentale è riuscire a identificare uno dopo l'altro le sensazioni predominanti. Eccomi a sostegno della voce che va e viene del nostro Presidente. Una cosa fondamentale che il gruppo ha riportato dai 2 appuntamenti di analisi sensoriale che abbiamo fatto presso il CNR di Bologna è stato proprio la possibilità di scappare, di evadere dalla soggettività, per cui faccio il gusto di gelato che piace a me, per arrivare a fare un gusto di gelato che piaccia a tutti e a tutto il mio pubblico, perché poi una cosa che abbiamo imparato in maniera scientifica è che ci sono differenze genetiche tra di noi, per cui abbiamo la capacità di recepire i gusti determinati dalla nostra genetica. Per esempio, nella componente dell'amaro, ognuno di noi avrà la capacità determinata proprio da principi genetici di sentirlo o addirittura di non sentirlo assolutamente, proprio per la conformazione delle nostre papille gustative. Poi ci sono molte altre componenti, c'è la componente esperienziale, di capacità di assaggiare molte cose e conoscitiva, per cui questo ci aiuta poi a riconoscere i gusti. Ma la cosa più importante per diventare oggettivi nell'analisi sensoriale di un gusto è fare un panel, quindi la forza del gruppo. In questo ci saranno un gruppo medio di 15-20 persone, avremo senz'altro delle persone con una capacità di saper riconoscere i gusti molto alta, ci sarà una percentuale di persone che saprà riconoscere i gusti in maniera media, come ce ne saranno molte persone che avranno capacità di riconoscere. Io per esempio sono un degustatore medio-basso. Questo per dire che non c'è una componente di merito in questo, ma ci sono tanti fattori, e una cosa bella e importante è che abituandosi ad assaggiare si migliora molto. Questo ci ha fatto ragionare molto sul fatto che potremmo coinvolgere tutti i nostri clienti per arrivare a capire che tipo di impostazione di gusto posso dare al mio gelato partendo proprio dalle materie prime. Il gusto che state assaggiando è un gusto veramente complesso, che parte dalla voglia di creare un gusto che sia un abbraccio di molte materie prime che si affacciano nel Mediterraneo, per arrivare a sensibilizzare le persone verso la parte più debole dell'umanità, che sono i bambini. Lega Pro assieme ad UNICEF hanno fatto proprio questo progetto di raccolta fondi che si concretizzerà mercoledì, domani proprio con l'incontro di queste 2 realtà e la consegna dell'assegno di tutti i soldi che sono riusciti a raccogliere in maniera spontanea, ecco, tra noi gelatieri. Il percorso che state facendo adesso si svilupperà su 2 schede. Questa è la prima scheda ed è proprio la scheda di valutazione dinamica, si chiama, ovvero sia io
quando metto in bocca un qualsiasi tipo di alimento ho una curva di percezioni che variano e ritornano e rigirano in base al tipo di ingredienti che ho dentro. Una volta raccolto questo tipo di informazioni avrò chiaro l'idea di dove ho spinto troppo, dove ho spinto troppo poco, dove potevo far sollevare qualcosa, che tipo di persistenza avranno i miei sapori e quindi i miei ingredienti, se avrò un'invadenza per cui ho esagerato con un gusto e non mi permette poi di dare un equilibrio, l'equilibrio che io volevo ricercare. Questa è la parte, e raccoglieremo tutte le schede appena avete finito di fare il percorso. Esatto, quindi la cosa importante poi è l'analisi, no? Per poter vedere questa curva e poter analizzare quindi se c'è una rispondenza in più persone in quello che avete sentito. Allora, questo tipo di analisi, cioè l'analisi dinamica che voi state sperimentando, è una delle ultime, diciamo, degli ultimi ritrovati legati all'analisi sensoriale. L'analisi sensoriale è una scienza che si sta sviluppando e si sta, diciamo, sta crescendo molto negli ultimi anni, anche se è una scienza già, diciamo, con una sua storia. Però le esigenze di mercato hanno portato a fare delle analisi sempre più dettagliate su quello che è il consumo della clientela, cioè a cosa serve da un certo punto di vista di mercato fare un'analisi sensoriale. Beh, è utile per capire quali sono i gusti del pubblico. Ora, è innegabile che l'artigiano non ha certi mezzi, diciamo, per poter arrivare a analizzare appunto la sua clientela, però questo non significa che non ci si possa mettere anche con i propri clienti a giocare all'analisi sensoriale. Infatti quello che abbiamo fatto noi come gelatieri è proprio questo, quello di fare un percorso di conoscenza per poter poi riportare questa conoscenza anche all'interno delle nostre gelaterie. Questo a cosa potrebbe esserci utile? Beh, intanto a capire quali sono i gusti dei nostri clienti, quello che magari i clienti vorrebbero trovare presso la nostra gelateria, oppure potrebbe essere utile nel momento in cui noi vogliamo portare dei nuovi gusti, delle nuove proposte, verificare sul campo il gradimento di queste nuove proposte e quindi poter fare magari delle analisi sensoriali specifiche in questo campo. La seconda scheda che voi state in questo momento, che vi è stata consegnata adesso, è una scheda invece di valutazione edonistica, quindi con questa vi potete dire se il prodotto risponde o meno ai vostri valori qualitativi massimi. Allora, qui c'è il parametro parte da 1 a 9, dove 1 è chiaramente il voto più basso, significa che non risponde alla vostra gradevolezza, mentre 9 è il punto più alto, quindi quello che voi ritenete perfetto, la perfezione, o che si avvicina alla perfezione. Vuoi descriverli tu? Sì. Allora, pronti a diventare giudici di un concorso internazionale gelato? Questa è la stessa scheda che dovrebbero utilizzare qualsiasi tipo di giudice che vada ad affrontare un qualsiasi concorso. Però, come dicevamo, la cosa più importante e interessante per tutti i gelatieri è riuscire a trovare un sistema di dare un valore oggettivo e edonistico del mio prodotto, per cui quanto risponderà alla maggior parte dei miei clienti. Un conto è se io faccio il gelato con l'oro del Giappone, un conto è se poi questo gelato con l'oro del Giappone piacerà molto ai miei clienti e magari non piace solo a me. È che togliamo questa parte. Vi descrivo gli attributi
sensoriali che andremo a descrivere. Il primo è l'attributo visivo. Sapete che la parte sensoriale parte sempre dagli occhi e non bisogna dimenticarsi di quello che sto vedendo. La cosa che andremo ad analizzare in un gelato sarà chiaramente il colore, perché non stiamo analizzando una torta o un semifreddo, una costruzione che può avere anche una parte architettonica, ma stiamo analizzando il colore e nella fattispecie andremo a valutare se questo colore che sto vedendo mi dà una sensazione di artificiale, falso, piuttosto che vero o naturale. E questa è la prima parte. Vi ricordo sempre che i voti vanno da 1 a 9 e sono fatti apposta in numero dispari per riuscire a creare una scala vera, per cui il numero centrale sarà il 5, il 9 sarà la perfezione e l'1 sarà qualcosa di inaccettabile. Vi ricordo sempre i 3 assaggi che avete fatto, per cui il primo è un entrare nel gusto, dopodiché si cominciano ad avere le percezioni, e il terzo per dare persistenza su tutti quanti i gusti. Il secondo giudizio che vi chiediamo riguardano gli attributi gustativi, ovvero sia vi do la descrizione del gusto che stiamo facendo. In questo caso è un gelato a base di mandorle e pistacchi. Avete sentito, mi è stato detto che c'è del miele di spiaggia, che è probabilmente un miele che non avete mai assaggiato, è veramente importante, che ha delle note aromatiche particolari. Ci sono dentro dei pinoli molto particolari che vengono appositamente dalla Liguria assieme al basilico. C'è una goccia di essenza di menta e sono tutti del cioccolato bianco. Ci sono tutti dei gusti che vanno a creare questo gusto che si chiama abbraccio mediterraneo. Ora, una volta conosciuto questo nostro gusto, darò una caratterizzazione. Riesco a capirlo, questo gusto, cioè è riconoscibile o non è riconoscibile, è rispondente a quello che mi hai descritto e mi hai dato come nome oppure no. E la seconda parte dell'attributo gustativo è la dolcezza. Quindi né troppa né troppo poca. E allora la percezione sarà il giusto equilibrio di dolcezza che io voglio dare alla perfezione del mio gelato. Quindi quando darò 9 vuol dire che l'equilibrio è perfetto, non troppo dolce, non poco dolce. Passiamo agli attributi di corpo e di struttura. Allora, 15 sarebbe il massimo dei numeri di campioni che riesco ad analizzare in un unico. Se io fossi in un concorso e avessi 15 gelati diversi, avrei 15 caselle, però qui utilizzeremo solo la casella numero 1 e su ogni casella daremo i voti da 1 a 9. Siamo capiti? Gli attributi di corpo e struttura si suddividono in cremosità, e per aiutarci abbiamo dato dei descrittori che può essere slegato o coeso. Cioè questa cremosità, prendetele per buone e lasciatevi sollecitare da queste parole, ci avevamo molto ragionato, però slegato e coeso sono quello che meglio può descrivere una buona cremosità nel gelato. Il secondo aspetto della struttura è il freddo. Gelato è gelato, è freddo. Quanto freddo, quanto può risultare fastidioso e quanto invece il caldo può risultare fastidioso, perché sappiamo, abbiamo provato tutti quanti, quando un gelato è troppo caldo abbiamo approntato e utilizzato dell'ingredientistica che serviva all'uomo, ma magari a questo punto sappiamo riconoscere che un gelato troppo caldo non è piacevole. Il terzo è la struttura, e andrò ad analizzarlo visivamente spostandolo col cucchiaino per vedere se la struttura è granulosa, un eccesso di lattosio potrebbe darmi questo tipo di granulosità, oppure la struttura è fine e regolare. E al quarto la resistenza al cucchiaio, cioè lo spatolo 2-3 volte sulla mia coppetta come se lo stessi spatolando per servirlo a spatola e mi accorgo che potrebbe essere da una parte un po' troppo molle, filoso, rigido, al contrario, e dall'altra parte molto duttile, per cui ho raggiunto un equilibrio di struttura come resistenza al cucchiaio. Ultimo, ma non ultimo, la persistenza del nostro gusto.
La persistenza non è un valore fine a se stesso, nel senso che non è detto che la persistenza lunga di qualcosa sia qualcosa di grande qualità. In alcuni ingredientistica la persistenza, per esempio in una fragola, sto mangiando, devo sentire il buon profumo di fragola, il gusto di fragola, perché deve sparire come una frutta, perché il mio obiettivo è quello di darti un gelato che assomigli il più possibile a una fragola tutto fresco. Se comincio a usare una pistacchio di grande qualità, la componente di persistenza, quindi l'accompagnamento, il cioccolato di grande qualità, la persistenza di questo gusto e sentirmi accompagnato da questo gusto potrebbe essere un elemento di grande qualità. Quindi in questo caso metteremo quanto è persistente, ma non è detto che sia bene o male. La percezione non esula sempre dal concetto di bene o male. L'importante è il risultato finale della forza del gruppo. La somma dei numeri di tutte le caselle che avete fatto verrà riportata poi alla fine nell'indice di gradimento generale, che è quello che vogliamo identificare come valore idoneo. Con questo tipo di scheda ci prepariamo per una notevole serie di dati che possono essere letti, interpretati, utilizzati in molti, molti modi diversi. Non so se siete pronti con le schede o avete bisogno ancora un po' di tempo. Allora, mentre voi continuate con questa analisi, io vi posso già dare un'anticipazione della scheda di valutazione dinamica che avete fatto prima. Allora, guardando i valori, risulta abbastanza chiaro che dalla maggioranza delle schede, ad esempio, che 6 di voi hanno messo in prima posizione il primo gusto, cioè il primo aroma che è arrivato è quello della mandorla. Ok, quindi possiamo dire che mediamente avete identificato la mandorla come il primo dei gusti. È sempre un discorso statistico questo, chiaramente. Il secondo è la menta, quindi subito dopo si sente il valore della menta e leggermente dopo il basilico, poi il pistacchio fino ad arrivare all'aroma di miele e in ultimo il pinolo. Questa è un po' l'onda, quindi questo vi fa capire mediamente che ci sono alcuni gusti, naturalmente non tutti abbiamo lo stesso palato, è normale. Però in un percorso sensoriale ci sono alcune sensazioni che vengono prima di altre. Quindi diciamo che, a parte la mandorla, che è legata appunto a, diciamo, delle aromatizzazioni di questo frutto secco, le altre due che arrivano in tempi molto brevi sono il basilico e la menta, che sono, diciamo, danno una freschezza particolare che viene subito percepita. Adesso abbiamo le altre schede. Tenete presente una cosa, che quando si fa l'analisi sensoriale di solito non la si fa in 10 minuti, ma ci sono anche tra l'altro dei software che vanno ad analizzare tutti i risultati e poi vengono messi in una scala molto precisa. Noi questo non lo possiamo fare per ovvi limiti, sia perché non abbiamo un discorso legato all'informatica, ma anche perché i tempi sono molto brevi. E, ecco, vogliamo dare un risultato adesso su queste schede, però è molto difficile. Però magari possiamo chiedere un parere diretto a loro che hanno fatto questo tipo di analisi, che cosa ne pensano, che cosa hanno potuto sentire. Ok, spero che siate pronti. Te eri molto interessata, mi basta solo un commento. Se secondo te è stata utile questo tipo di conoscenza, questo tipo di cose? Ma sì o no? Sì, molto. Il gelato è il top. Sì, molto buono e molto interessante. Grazie a voi.
Un'altra domanda, se conoscevate già questo tipo di approccio al gusto scientifico proposto per tutti gli alimenti, sapete che è la prima volta che viene fatto per il gelato artigianale, non è una stessa volta, viene fatto per l'olio, viene fatto per il vino, viene fatto per qualsiasi tipo di alimento. Poco prima che arrivassimo noi stavano analizzando gli insetti nella cucina o le altri tipi di cose, per cui è un laboratorio scientifico che viene, a cui vengono commissionati. Per la prima volta è stato fatto nel gelato artigianale. Sapevate? Tra l'altro sì. E un'altra cosa, se considerate che l'applicabilità di queste cose sia interessante all'interno dei nostri punti vendita o piuttosto dei nostri clienti, se non so, ognuno ha le sue esperienze. Vi è sembrato sufficientemente oggettivo questo tipo di approccio? Cioè, sicuramente è sufficiente, cioè, va analizzare la totalità della parte estetica, la parte istitutiva, alle qualità che può avere, alla riconoscibilità di certi settori, perché è ottima. La prima volta che lo faccio, e secondo me è una cosa utilissima. Grazie mille, lo compensiamo anche noi proprio come associazione e abbiamo deciso di investirci molto su questo, per cui stiamo cercando di sviluppare un software che ci possa ad aiutare a stabilire anche un percorso di latitudine, per cui il gusto che sappiamo tutti nel nord Italia non è lo stesso che c'è in centro, non è lo stesso che c'è al sud Italia. Però un conto è dirselo e ripeterselo e saperlo, un conto è dimostrarlo in maniera scientifica e quindi da questo punto di vista in poi aiutarsi a creare un gelato che sia adatto alla location che ho deciso per il mio gelato. Questo tipo di divulgazione secondo me è utilissimo anche per diciamo, allenare, non voglio dire allenare, ma è una cosa sbagliata, far soffermare chi assaggia il gelato a soffermarsi sul gusto, non buttarlo giù come... Corretto, questo è uno dei concetti fondamentali dell'analisi di percezione. La maggior parte delle volte che analizziamo un gusto lo facciamo in maniera inconsapevole, sempre comunque, ed è anche una forma di difesa per il nostro cervello. Le informazioni che arrivano analizzando sensorialmente il gusto sono infinite e il nostro corpo è una macchina perfetta per analizzare questo tipo di sensazioni. È chiaro che quando ci stiamo alimentando non possiamo analizzare continuamente queste azioni mandando in overlavoro il nostro cervello, però quando è importante farlo, essere allenati a farlo ci aiuta a raggiungere dei risultati davvero interessanti. Con questo vi ringraziamo, l'esperimento è concluso, grazie di aver partecipato e averci aiutato, perché anche questi dati che raccogliamo ci aiuteranno ad essere analizzati e essere interpretati. Sapete che i gelatieri per il gelato hanno uno stand in cui illustrano il loro modo di interpretare, di vivere il mondo del gelato, la cultura del gelato artigianale. Siamo poco più avanti sulla sinistra e se volete lì allora c'è tutto il nostro codice etico, il nostro modo di pensare di come il mondo del gelato si può aiutare e può soprattutto svilupparsi nel futuro. Grazie a tutti e buona fiera.